Ciao gamer, sono Leonardo e benvenuto a PokéGamer. Oggi guardiamo subito la battaglia di Meg. Mi ha mandato un ultra messaggio ultra lungo con tre codici. Ho scelto il terzo alla fine perché ha usato la squadra competitiva con i Pokémon che gli piacevano perché cazzuti. Quindi alla fine va bene. Guardiamola subito. Oddio, la musica epica. Parte la sfida contro Dan. Non ho mai sentita io sta musica. Però è tipo... Che bella, è fighissima. Oddio. Jesse, non mi ricordo come si chiama. Contro Umbreon. Oh mio Dio. Ah, vabbè che Umbreon non è un tank speciale ultra potente. È abbastanza... È più che altro fisico. Me ne sarei andato se io avessi usato Umbreon sinceramente. Anche perché... Come puoi farti morire Umbreon così? Dai. Comunque, acceleratore. Quindi Jesse penso che ormai non verrà più fermata. Abbiamo un Mega Charizard X, quindi presumo con abbastanza certezza che sarà fisico, se sopravvive. Però forza antica. Prova ad andare per lo stat boost in tutto. Vediamo. No, nulla. Vabbè, pazienza. Fuoco al nastro, beh, ok. Giusto per tenersi su. Bruciato, questa non va bene. Questa è stata proprio hacks, come dicono gli inglesi. Peccato, vabbè, pazienza. Batuffolotta. Ah, è coso. Oddio, non mi sto... Whimsicott. Arriva un forza lunare da Whimsicott. Che... Esatto, manda che io Charizard. Mega Charizard. Wobbuffet. Oddio, ogni volta che io mi trovo un Wobbuffet davanti fa sempre cose molto cattive, sinceramente. Quindi, cioè, di solito o lo one shotti o ti one shot. In poche parole. Specchio velo, infatti, me lo stavo aspettando. Specchio velo, praticamente, a quanto ho capito, prende tutto il danno che... Cioè, quando Wobbuffet prende danno, speciale in questo caso, con specchio velo, lo rimanda indietro con doppia potenza. Ecco, adesso lo usa specchio velo. E infatti che io ho diretto a Whimsicott. È abbastanza potente, soprattutto se usi un focal nastro su Wobbuffet e poi usi quello, è un che io sicuro. Una mucca. Una mucca. Questo è un nome perfetto per Miltank. Una mucca. Tossina. Contrattacco. Contrattacco è la stessa roba di specchio velo, però per le mosse fisiche. Penso che siano signature move di Wobbuffet, non ne sono sicuro sinceramente. Parassisseme e tossina, quindi stalling out praticamente. Buon latte, vabbè, per recuperare un po' di vita, però era già full. Destino obbligato, quindi se Miltank manda che io Wobbuffet lo seguirà. Parassisseme, appunto, quindi continua a togliergli roba tra avvelenamento, continua a togliergli PS tra avvelenamento e parassisseme. Tossina di nuovo. Mi sa che sta cercando di... una mucca sta cercando di evitare il contrattacco, perché immagino che arriva, cioè è molto brutto quando arriva un contrattacco da parte di Wobbuffet. Quindi penso che proverà a mandarlo che io tramite tossina e parassisseme. Penso che ce la farà anche in questo turno. Esattamente. Wobbuffet va che io per la tossina. Vediamo chi manda. Golurk. Non lo vedo molto spesso Golurk. È un buon tank fisico. Però non, diciamo che non è molto usato in competitive soprattutto. Ok, ha usato la bacca che dimezza l'attacco delle mosse super efficaci contro della mucca. E quindi il dinamipugno non fa molto, però dinamipugno, se non sbaglio, ha un 50% o un 100% di confondere, non mi ricordo. Terremoto da parte di Golurk. Il push. Che il push? Povero Musharna, come puoi chiamarlo il push? Vabbè. Spettro tuffo. Ok, sparisce improvvisamente. Divinazione.
presagisce il futuro imminente. Può bastare, ok, vediamo chi manda. Una mucca. Quindi una mucca adesso si prende il coso, spettro tuffo. Non ha effetto su una mucca, quindi va molto bene. È stato un buon predict. Cioè, non è che è stato un predict in realtà. È stato, diciamo, un misplay da parte dell'avversario. Oddio, rimbalzo. Era volo o rimbalzo? Cioè, sto coso ha sia spettro tuffo che rimbalzo. Wow. Super dinamico Golurk. Oppure se era volo è probabilmente citato. Non so, vediamo. Vediamo, sono curioso. Volo. Dubito sinceramente che Golurk possa... una cosa così imponente possa imparare volo. Ryu, lì dalla regia mi... cosa mi dici? Golurk, che è il golem di spettro, può imparare volo? Mi sembra citato anche a me. Dopo controllo, ti metto un'annotazione. Mega Tyranitar, che si chiama Golem in questo caso, contro uno Spiritomb. Spiritomb non è molto usato, però da quando ero bambino io era fighissimo, era una cosa ultra fighissima. Stordiraggio. Quindi Mega Tyranitar è confuso. Io tra l'altro non avevo mai visto un Mega Tyranitar dalla mia parte, è una cosa epica, wow. Cioè, wow, ti giuro, non l'avevo mai visto, perché ho negato, cioè ho proprio detto non lo voglio usare a priori perché è troppo troppo forte. No, in realtà non riuscivo a metterlo nella mia squadra. Malamar contro Mega Tyranitar, non penso che combinerà molto, anche se Malamar ha provato ad andare di ipnosi, poteva usare la mossa lotta e forse avrebbe one hit KO'd Tyranitar. Puoi imparare il volo? Wow, da quando una cosa così enorme può imparare il volo? Wow, magia. Magia nera. Il pusher si è addormentato, vabbè, tanto dorme comunque un Sharna alla fine. Cioè, se non sbaglio, nel Pokédex dice che riesce a fare le cose anche mentre dorme, perché è super psichi, è super voodoo, cose varie, boh. Viene ritirato. Questo Malamar sta facendo casino. Barbagianni. Barbagianni, che nome. Vabbè, non gli fa nulla a Blastoise. Barbagianni usa ferro scudo. Setup, signori. Setup, proprio una cosa bestiale. Arriva l'ipnosi. Alla fine penso che Malamar sia l'ultimo Pokémon dell'avversario, ma sta facendo un casino nella tua squadra. È davvero wow. Anche io volevo mettermelo Malamar in realtà in team. Però boh. Cioè, è difficile usarlo. Io avevo in mente di usare Focalnastro e Topsy Turvy, che non mi ricordo come si chiama in italiano, che è praticamente quello che inverte gli stat change per eliminare tutti i setupper praticamente. Però è rischioso, capisci? Cioè, boh. E quando ci ho provato non ha funzionato molto bene, sinceramente. Quindi boh. Scottato con idrovampata. E penso che la battaglia sia, esatto, è molto vicina a finire. Troppo forte. Mi ha tolto uno. Tra l'altro ho notato che Malamar non ha contrario, che non va bene come abilità. Perché, cioè, non ha l'abilità contraria, questa non va bene. Comunque, sconfitta per vittoria da parte di Meg. Complimenti Meg, bellissima battaglia. Devo ammettere che, cioè, è un team che hai scelto perché probabilmente ti piacciono tutti i Pokémon. Infatti mi hai detto che erano tutti cazzuti per te. Quindi sei riuscita a far funzionare un team competitive, però con i Pokémon che ti piacciono. Cioè, hai fatto quello che ci vuole per Pokémon alla fine. Sei riuscita a creare un team competitive che ti piace, wow. E sei riuscita anche a costruirlo bene. Questo è il fatto che mi rende abbastanza contento. E quindi hai fatto davvero un ottimo lavoro, complimenti, anche bella battaglia. Comunque, se vuoi mandarci un gameplay, non un gameplay, una battaglia Pokémon, puoi farlo cliccando su un bottone che comparirà adesso. Non mi metto a fare gestacci perché è un casino poi sullo schermo. Comunque compare il bottone che ti manda al video di Antonio, che ti spiega come puoi mandarci i video. Quindi direi che per questo video è tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao gamer!